Questa è la mia rivincita su carta, terra e contro spada. A mano la penna che so che è la più forte arma. Ogni lettera è un soldato ben schierato, senza carro armato. Ma queste rime sopra un beat, lirica cingolato. Giri ma sempre al lato, scusa se non ti ho ascoltato. Il dato del mio risultato conta più di chi ha parlato. Questa pacchi mi considera un fallito, ma se cambi idea dopo che mi ha sentito, merita il terzo dito. Non chiedermi mai perché lo faccio chiaro, equivalerebbe a chiedermi perché io sono nato. Dote innata se lo vivi l'hai nel sangue, ma va coltivata come un orto e l'urto diverrà più grande. So che la cultura in fondo è come la coltura, dopo che raccogli apprendi, ma stai attento alla cottura. Ho scelto di dare spazio alla mia voce per chi è sordo, il fatto che la usavo poco resta un ricordo. È la storia di un ragazzo che parlava poco, ma grazie a questi fogli adesso prende fuoco. E le storie che ora scrive no, non sono un gioco, ma si mette in gioco e mette in moto contro il vuoto. È la storia di un ragazzo che parlava poco, ma grazie a questi fogli adesso prende fuoco. E le storie che ora scrive no, non sono un gioco, ma si mette in gioco e mette in moto contro il vuoto. Mi sento bene, intendo dalle casse, ma mi sento sempre peggio se mi guardo nelle tasche. Abbasso a zero il game delle vostre chiacchiere. Se vuoi giudicarmi tu avrei qualcosa da ribattere. Studio come entrarvi in testa come un ictus cerebrale. Non lo faccio per vantare, c'è poco da celebrare. È come una sorta di viaggio mentale, una scorta di rime per farmi odiare, tante quante per farti del male. Non ho un ghostwriter, non mi fido dei fantasmi. Stanotte li uccido, sto ghetto blaster fa da ghostbuster. Vi fate troppi film in testa, blockbuster. La scena è riservata a pochi posti come un volo charter. Prendi il volo con rispetto dei più grandi. Non contano i panni, il fatto che ti vanti dei danni e dei grammi. Artista è chi distrugge la realtà per reinventarsela. Chi ci è riuscito potrà avere l'immortalità. È la storia di un ragazzo che parlava poco, ma grazie a questi fogli adesso prende fuoco. E le storie che ora scrive no, non sono un gioco, ma si mette in gioco e mette in moto contro il vuoto. È la storia di un ragazzo che parlava poco, ma grazie a questi fogli adesso prende fuoco. E le storie che ora scrive no, non sono un gioco, ma si mette in gioco e mette in moto contro il vuoto.